Occupiamoci ora del riscaldamento globale, del pianeta che sta diventando una vera emergenza, appello dell'ONU alla conferenza in corso in Polonia, c'è il rischio che interi paesi siano cancellati e ci siano conseguenze serie sulla salute dell'uomo. Il corrispondente Rino Pellino e poi il servizio di Roberta Badaloni, vediamo. Una sedia vuota per il popolo. La provocazione alla conferenza ONU sul clima e del documentarista David Attenborough ha raccolto in un video voci da ogni angolo del globo che danno sfogo alla propria paura. Il disastro climatico è sotto gli occhi di tutti, ha detto. Se non agiamo sarà la fine della civilizzazione, l'estinzione del genere umano. Per oltre 27 milioni di persone al mondo le parole di Attenborough sono già una realtà, costrette a lasciare i propri paesi, come gli abitanti di Goramara, isola nel Golfo del Bengala. Il livello dell'acqua si alza sempre di più, racconta questa donna. La mia casa è stata sommersa, l'abbiamo ricostruita nell'interno, ma in tanti sono costretti ad andar via. Anche il Brasile di Jair Bolsonaro è pronto ad uscire dagli accordi firmati a Parigi nel 2015, come ha già fatto Donald Trump. A Washington governa uno che è fuori di testa, ha detto Arnold Schwarzenegger, repubblicano come Trump ed ex governatore della California. Ma se guardate oltre Washington, lì trovate gli Stati Uniti, comuni, contee, stati che hanno potere decisionale sulle emissioni e che vogliono rispettare gli accordi di Parigi. Let's have those local leaders come here and be part of a big conference like this. Emergenza clima in Italia, tra i paesi geograficamente più esposti al riscaldamento globale. Nel nostro paese l'aumento della temperatura è stato di ben 2 gradi negli ultimi 100 anni, a fronte di un aumento medio mondiale che si attesta intorno ad 1 grado. Le conseguenze in agricoltura, per esempio, gli esperti si aspettano nuovi tipi di parassiti e di insetti ad infestare le piante, che bisognerà imparare a conoscere e combattere. Nel contempo sarà necessario cambiare stili di vita e alimentazione, riducendo il consumo di produzioni inquinanti come gli allevamenti intensivi. In futuro potremo essere costretti a non uscire nelle ore centrali della giornata perché in presenza di ozono, un inquinante pericoloso soprattutto per i cardiopatici, gli asmatici. Aumentano le zanzare tigri e con esse le reazioni allergiche e le malattie infettive. Aumentano i disturbi respiratori soprattutto nei bambini. Durante le ondate di calore il 12% dei ricoveri avviene in ambito pediatrico. In aumento i disturbi dell'umore come ansia e depressione. Durante le inondazioni, ad esempio, gli equilibri delle reti idriche, sia fognaria che idropotabile, vanno a rompersi e quindi è stato osservato che c'è un aumento di malattie infettive, come ad esempio le epatite o le legionelle legate a questa situazione. Manca poco, appena 20 anni per salvare il pianeta, 2 generazioni, stima l'Istituto Superiore di Sanità.